cittadini in strada per chiedere che vengano ripresi i lavori dell'ospedale Sant'Agostino, ormai interrotti da troppo tempo, e la struttura inoltre lasciata così alle intemperie, al degrado, quindi anche quello che si era già fatto fino adesso rischia di essere perduto. Questa è una struttura che doveva essere consegnata l'8 marzo del 2011 e chiaramente c'era un progetto per il quale era stato c'era un finanziamento. Il progetto era quello della Casa della Salute della Donna e del Bambino. Bisogna tener conto che al momento della chiusura, per fare i lavori di ristrutturazione, qui c'erano servizi fondamentali come il consultorio familiare, come la tutela della salute mentale e riabilitativa dell'età evolutiva e come le vaccinazioni. Tre servizi che stanno adesso collocati in situazioni vergognose e assurde, con grave disagio sia per gli utenti che gli operatori. Un'amministrazione, al di là dei cambiamenti sotto l'aspetto giuridico, ha il dovere della continuità. Qui c'era un progetto, noi chiediamo che venga realizzato nei tempi brevi e anzi chiediamo che venga fatta chiarezza sia da parte che dalla vecchia amministrazione che l'attuale, perché se c'erano dei fondi, questi fondi devono essere utilizzati. Tra parentesi, pensiamo che oltretutto che andiamo incontro anche a un ulteriore aumento dei costi, perché chiaramente se si interrompe un cantiere i costi aumentano, pensiamo che anche questo è un ulteriore, è un danno, è una beffa che si aggiunge al danno per la cittadinanza. Noi intanto abbiamo chiesto alla Regione, al Direttore Generale, abbiamo chiesto un incontro per chiarire, appunto, e per chiedere che ci siano date risposte. A tutt'oggi non le abbiamo avute, speriamo e sollecitiamo con questa manifestazione, come vedete diciamo è partecipata, indubbiamente il territorio rivendica il diritto di poter decidere su quello che serve a questo territorio.